Per quanto riguarda la pulizia, dovrebbe avere appunto sempre quella piccolissima parte di olio che la faccia funzionare per come si deve. Adesso andiamo a pulire il nostro carrello facendo attenzione appunto e aiutandoci con un cotton fioc, andiamo a togliere. È chiaro, se ci dovessero essere parti di così resistenti, sia di piombo, comunque parti che non vogliono venire via, eccetera, eccetera, allora là bisogna veramente usare anche dell'alcol o comunque dei solventi in modo tale appunto che questo, diciamo, questo sporco così duro si possa rimuovere. Inoltre bisogna anche dire e bisogna fare attenzione che qua dentro non ci vada a finire nessun olio, perché qua dentro appunto è tutto quanto è il, diciamo, il posto dove si trova il percussore, eccetera, eccetera. Quindi tutto quanto quel meccanismo che fa sì che il proiettile venga esploso. Dicevamo appunto la scorsa volta che questa pistola non è munita di, diciamo, di sicura al percussore, anche se è dotata di un percussore al titanio. Ma comunque, ciononostante, bisogna fare sempre attenzione che non ci vada a finire olio là dentro, perché potrebbe essere pericolosissimo. Vedete, sì. A pulire un pochino, questo per quanto riguarda, devo dire che fortunatamente io non faccio passare tanto tempo, perché se no avremmo veramente difficoltà a pulire. Le nostre pistole notte vi potete anche aiutare con uno spazzolino da denti, come sto facendo io. È chiaro che se si parla di parti comunque che dimostrano di avere uno sporco abbastanza resistente, allora lì è meglio intervenire con il nostro spazzolino di ottone, e così appunto siamo sicuri che tutto viene rimosso per come si deve. Vedete, mi sto anche aiutando con questi asciugamani carta, abbastanza assorbenti, che poi alla fine si possono anche buttare. Ma se avete anche delle magliette vecchie così di cotone, le potete utilizzare, anzi quello appunto vi aiutano, sono per certi versi anche migliori degli asciugamani di carta. Perfetto, vedete, dopo potete anche ancora andare a utilizzare qualche altro cotton fioc e quindi qualche altro cotton fioc che vi aiuti ad arrivare in quelle parti, in quei posti così remoti.
Qui dopo praticamente andate ad oleare, vedete, questa è la parte dove la nostra canna va a girare, quindi prima di rimontarla è appunto indispensabile olearla in modo tale che fra la canna e il carrello, quando gira, visto che appunto è un sistema di rotazione, che sia oleata per benino, scusate, e che appunto vada a girare per bene e senza alcun problema. E niente, appunto, dopodiché adesso facciamo appunto per quanto riguarda questa pulizia, andiamo diciamo a pulire ancora quello che ci rimane qui e successivamente ci rivediamo alla lubrificazione e al montaggio.